Quem apoia o mãe? Thank you.
pasta in Italia, tutto il bambino. Celebrare la festa della Santissima Trinità, che è una delle sacre letture presa dal libro della Genesi, ci presenta Dio che si rivela a Mosè e dice che colui che è il Dio grande e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Questo Dio grande e misericordioso, dopo il peccato di Adamo, subito ha pensato a creare una nuova umanità. E nello stesso libro della Genesi ci viene presentata una creatura che nel tempo stabilito da lui, da Dio, schiaccerà la peste di il diavolo. Ecco, nella pienezza dei tempi, dice l'Apostolo Paolo, Dio mandò il suo angelo a una creatura, a Maria, piena di grazia, benedetta fra tutte le donne. Sì, piena di grazia e benedetta fra tutte le donne, perché ha detto il suo sì a quella che era la volontà di Dio per la salvezza di tutta l'umanità. Cioè Dio aveva stabilito, il Padre aveva stabilito che venisse il suo figlio a salvare tutta l'umanità. Maria e scelse sua disponibilità, ma Maria ancora, e questo figlio lì sulla croce ce la dà per madre, quando dice a Giovanni, Giovanni ecco tua madre, ce la dà per madre. Giovanni rappresentava lì ai piedi della croce tutta l'umanità. Abbiamo questa madre dataci dal Dio misericordioso. E questa madre ci dice nel suo cantico che a Dio è nulla, nulla è impossibile. Lei, madre di questa fede, teniamola questa fiducia. Sì, è vero, lei come alle nozze di Cana ci dice fate tutto quanto quello che egli vi dirà. Sì, ascoltate Cristo, sì, l'ascolteremo Cristo anche nella nostra fragilità quotidiana, ma ci rivolgiamo a lei perché venga incontro a farci superare tutti gli scogli. Maria, madre di Cristo e madre della Chiesa, prega per noi, per questo popolo che ti ha onorato in questi giorni e continua a onorarlo. Siamo i tuoi figli e sappiamo come ogni madre la nostra realtà, senza una falsa umiltà, lo siamo in qualche modo. Maria, madre di Cristo, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
luego. Thank you.